Parliamo del ritorno di Cristo. Il titolo dello studio di questa mattina è il nono studio, Unicità del movimento avventista. Leggiamo il testo di riferimento, Apocalisse capitolo 14, il versetto 6 e il versetto 7. Poi vidi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno, per annunziarlo a quelli che sono sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo. Egli diceva con voce forte: temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Noi, avventisti del settimo giorno, e noi come Chiesa del rimanente ci identifichiamo in questo angelo che vola in mezzo al cielo, a questo messaggio universale per tutta la terra, per ogni nazione, che predica il giudizio, predica il ritorno di Cristo, predica il ritorno all'adorazione di Dio. Diamo subito una breve sintesi del nostro studio di oggi. La scolastica protestante, la scuola allegorica e soprattutto il razionalismo della teologia liberale, alla metà del secolo XIX avevano ridotto il protestantesimo a una religione senza vita e senza mordente, proprio come aveva profetizzato Gesù alla chiesa di Sardi. Tu hai fama di vivere e invece sei morto. Tra i movimenti di risveglio in seno a questo protestantesimo agonizzante, il movimento avventista, sorto dallo studio intensivo delle profezie di Daniele e Apocalisse, coagulò il meglio del millenarismo del XIX secolo, dando vita alla Chiesa cristiana avventista del settimo giorno. Cosa vuol dire millenarismo? Il termine millenarismo definisce la fede di coloro che aspettano il secondo avvento del Signore in terra, studiando nelle profezie della Bibbia le epoche e i tempi di quella venuta. Con il suo patrimonio dei 27 punti delle dottrine fondamentali, la Chiesa avventista, ossia la Chiesa del rimanente, è la più vigorosa risposta all'apostasia delle tante chiese cristiane. È un ritorno a un cristianesimo veramente apostolico. Ma nessuno si inganni. Non si può combattere una simile battaglia senza attirare l'ira del nemico. Sta infatti scritto: allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a far guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano i comandamenti di Dio e la testimonianza di Gesù. Apocalisse capitolo 12, versetto 17. Fratelli e sorelle, noi siamo lieti di non essere i soli in campo cristiano a credere nel secondo avvento di Cristo. Noi siamo lieti quando sentiamo cattolici, soprattutto protestanti, che credono nel ritorno di Cristo, perché questo significa che la parola di Dio è sempre una spada a due tagli che penetra nell'intimo dell'uomo. Quindi noi ci rallegriamo, però diciamo che come movimento noi, avventisti del settimo giorno, siamo un movimento unico tra le denominazioni cristiane e siamo un movimento singolare. La Chiesa avventista è la vera erede della riforma del XVI secolo.
perché non soltanto ne ha mantenuti intatti gli ideali scritturali, ma li ha arricchiti, perché il compito della riforma, cioè abbattere 15 secoli di tradizioni, era enorme. E quindi i riformatori avrebbero dovuto continuare a togliere dalle ceneri del passato, a togliere le grandi verità che erano state calpestate dal piccolo corno. Noi siamo un movimento unico, singolare, e diciamo perché. Il valore del messaggio avventista qual è? Incominciamo a parlare di questo brevemente. Si può ridicolizzare il movimento avventista come fanno tanti, in campo cattolico, in campo ortodosso e in campo protestante. Lo si può criticare e disprezzare, però se lo si conosce non si può onestamente negare il valore del messaggio singolare ed unico che esso proclama. Perché dico questo? Diciamo subito che noi avventisti siamo un riaffermarsi degli ideali della riforma, riaffermazione e completamento dell'opera della riforma. Il rimprovero di Gesù alla Chiesa di Sardi, cioè il rimprovero alla Chiesa della riforma e della post-riforma, era questo, tra l'altro: ho trovato le tue opere non compiute. Cioè la riforma aveva segnato il passo, occorreva disseppellire altre verità, e questo ha fatto il movimento avventista. Completato il ristabilimento della verità gettata a terra dal piccolo corno, è iniziata dai pre-riformatori e continuata dai riformatori e dai post-riformatori. Un altro punto è il messaggio base avventista. Qual è? È la riaffermazione vigorosa dell'autorità della Sacra Scrittura, parola di Dio. Gesù Cristo, il centro della Bibbia. Ebrei capitolo 13 versetto 8 recita: Gesù Cristo è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quindi gli avventisti del settimo giorno credono nella preesistenza di Cristo, certo Cristo divino, nella preesistenza, nell'incarnazione, nel ministero di Cristo, nella sua morte vicaria, nella sua resurrezione, nella sua corporale ascensione, nella sua intercessione nel santuario celeste, e insistono sulla fede personale in Cristo Salvatore. Non è solo interessante credere in Cristo Salvatore storicamente parlando o teologicamente parlando. Devo credere io devo credere in Cristo mio personale Salvatore. Il movimento avventista significa una rivalutazione della parte profetica della Bibbia. Le due strutture portanti della profezia biblica sono, noi lo sappiamo, Daniele e Apocalisse. Non si può capire Daniele se non si studia l'Apocalisse, e viceversa non si può capire l'Apocalisse se non si studia Daniele. Però il centro del messaggio del movimento avventista è la proclamazione del ritorno personale visibile di Gesù Cristo. Tutte le profezie sfociano nell'escatologia, cioè nel ritorno personale e visibile di Cristo alla fine dell'età presente. Perché molte chiese non credono nel ritorno personale di Cristo? Perché non danno importanza allo studio profetico, non hanno la visione profetica. E perché non hanno la visione profetica? Perché non credono alla Bibbia, credono a una parte della Bibbia. Sono vittime
di quello sfascio colpevole della teologia liberale, non so definirla altrimenti, che ha rovinato la spina dorsale del protestantesimo. Contro che cosa protesta oggi ufficialmente il protestantesimo? Me lo dite voi, per favore? Perché io non lo capisco. Contro che cosa protesta? Io direi che accondiscende, si arrende a che cosa? Oh, la scienza, al raziocinio. Si è innamorato di se stesso, del proprio raziocinio, è diventato un narciso intellettuale. E come fa a credere alle profezie della Bibbia, che sono state rigettate dalla teologia liberale? Come fa a credere al miracolo? E la Bibbia è piena di miracolo, perché la scienza non lo ammette il miracolo. Tutto si deve spiegare in modo razionale. La Chiesa avventista non ha soltanto una solida base teologica. La Chiesa avventista ha qualcosa di singolare che aiuta a capire la sua posizione teologica. La Chiesa avventista valorizza l'uomo. Oltre alla solida base teologica, la Chiesa avventista, con i suoi dipartimenti, di cui quattro particolarmente, valorizza particolarmente l'uomo. In che senso lo valorizza l'uomo? Sono questi dipartimenti, noi ne abbiamo tanti, però mi sembra che questi quattro siano emblematici. L'opera educativa, la riforma sanitaria, l'ADRA e la libertà religiosa. Parliamo dell'opera educativa. Un'imponente catena di scuole, dalle materne all'università, in tutto il mondo, si basa su una filosofia pedagogica semplice e profonda, aggiungerei anche unica. Leggo Elena White che dice: la vera educazione, cioè la vera istruzione, è più che la frequenza di un certo corso di studi, è più che una preparazione per la vita presente. Essa interessa l'essere intero e tutto il periodo dell'esistenza di cui l'uomo può disporre. È lo sviluppo armonioso delle facoltà fisiche, mentali e spirituali dell'individuo. Essa prepara lo studente per la gioia del servizio in questo mondo e per la gioia più grande di un servizio più complesso nel mondo a venire. Diciamo francamente che non in tutte le scuole, parlo delle scuole secolari, le scuole di fuori, non avventiste, si accetta una simile filosofia pedagogica. Io sono un figlio delle scuole avventiste, non soltanto in Italia, ma in diversi altri paesi all'estero, e ho visto che tutte queste scuole si basano su questa filosofia. Io l'ho capita, questa filosofia, quando all'età di 14 anni, appena andato a scuola, il direttore mi si è presentato con una ramazza in mano e mi ha detto: il tuo compito è di pulire questo corridoio. E ha aggiunto altri luoghi da pulire. A casa mia, che faceva i lavori domestici, era mia madre. Sì, anch'io qualche volta, ma insomma. E mi ha detto: particolarmente ti raccomando gli angoli. Si vede che l'aveva fatto prima di me, senz'altro lui, no? Prima di tutto mi sono un po' scandalizzato, devo confessare, come io studente, studente, lo studente per essere domani un uomo nella società, non soltanto nella Chiesa, deve essere un servitore, deve servire. Quindi deve educare non soltanto il cervello, deve educare anche le braccia. E in tutte le nostre scuole c'è la brava fattoria, o c'è il giardino, c'è il campo,
ci sono le pulizie da fare, mica si prendono le colf, cioè le collaboratrici domestiche, per fare i lavori. Sono gli allievi pagati a fare i lavori. E vi assicuro io che certi che venivano, altro che scandalizzarsi come me, si rifiutavano, una cosa inaudita, scandalizzati al massimo perché dovevano fare i lavori. Ma questa è la migliore filosofia che io ho capito adesso, poi, dopo tanti anni, capisco ancora di più, è una cosa unica, è una cosa di ispirazione divina, un'opera educativa straordinaria. E trovate scuole avventiste nel mondo intero, dappertutto, dalle università alle capanne della giungla, lì nei boschi, nei deserti, tutti sullo stesso principio. La riforma sanitaria. Cosa dice l'Apostolo Paolo scrivendo ai Corinzi? Che il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo che abita in noi e noi non apparteniamo a noi stessi e dobbiamo glorificare Dio col nostro corpo. E allora cosa bisogna fare? Io riassumo perché la materia è enorme e diciamo: siamo chiamati a essere un popolo santo. È scritto nella Bibbia, nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Tu devi essere un popolo santo, dice Dio a Israele, poi lo dice alla Chiesa Apostolica. Siccome io sono santo, tu devi essere un popolo santo, i cui pensieri, sentimenti e comportamenti siano in armonia con i principi del cielo. Oltre all'esercizio fisico e al riposo adeguato, dobbiamo adottare un regime alimentare più sano possibile e astenerci dagli elementi nocivi citati dalle scritture. Dobbiamo anche astenerci dall'uso di bevande alcoliche, tabacco, droghe, narcotici, che possono recare danno al nostro organismo. E come facciamo noi a accettare questi principi se noi non accettiamo in blocco l'ispirazione della Bibbia, se incominciamo a discuterla, a spezzettarla, con che diritto poi, io non lo so. Come possiamo noi accettare questi principi? Ecco perché molti non li accettano e palesano la loro mancanza di fede nella Bibbia. Oh sì, ci sono anche degli avventisti. Ci sono avventisti. Si chiamano così, ma sono avventisti fai da te, che fanno quello che gli piace, quello che gli conviene, e non fanno quello che devono fare. Come i farisei. Gesù dice: fate perché dicono, ma non fate quello che fanno perché dicono e non fanno. Se noi abbiamo fede in tutta la parola di Dio, noi dobbiamo accettare anche questi principi. Lo so, sorgono molte domande alle quali non si può rispondere perché non è il nostro tema di questa mattina, però la riforma sanitaria è una singolarità del popolo avventista e gli avventisti testimoniano perché si astengono da queste cose nocive. Lo so, dobbiamo fare tutti dei progressi nella santificazione, ma la santificazione non è soltanto la santificazione del cuore e della mente, c'è anche quella del corpo. Ladra, cosa vuol dire? Organismo avventista per lo sviluppo e il soccorso. E chi è che dice che gli avventisti parlano soltanto di teologia? Sono persone poco informate. Da sempre noi abbiamo curato la parte sociale dell'uomo. Sì, io devo dare uno studio biblico, ma devo dare un piatto di minestra a una persona che ha fame. Gli devo dare da vestire se non c'ha da vestire. Una volta questo
dipartimento si chiamava la società Dorcas, da Dorcas, la sorella del Nuovo Testamento che si occupava dei poveri, la gazzella famosa, da non confondere con la gazzella della polizia, questa ADRA. Cosa fa oggi? Ci vorrebbe ben altro spazio, certo. Che strano, non viene mai, mai menzionata dalla TV italiana, mai. C'è solo la Caritas. Per la televisione italiana, che qualcuno ha chiamato Tele Vaticano, ci sono solo i padri cattolici missionari, mai l'ombra di un protestante. Ma l'Africa e l'America sono pieni di missionari protestanti. Questa è la libertà religiosa, di fare quello che conviene alla Chiesa cattolica. L'attività sociale. Attualmente ADRA è attiva in quasi 100 nazioni. ADRA è classificata tra le 10 principali organizzazioni umanitarie del mondo. I suoi programmi non tengono conto delle convinzioni filosofiche, religiose o politiche delle persone a favore delle quali interviene. Sono gli avventisti del settimo giorno, in modo particolare, che vanno a insegnare alle varie popolazioni diseredate, povere, a scavare un pozzo per trovare l'acqua, perché l'acqua c'è, ma è sotto 10 metri, bisogna tirarla su. Insegna la pulizia, insegna l'igiene. Questo è il messaggio sociale del movimento avventista, della Chiesa del rimanente, che rispetta l'individuo e gli dice non mangiare queste cose, evita le altre. Ti dico io come fare, perché qualcun altro me lo ha insegnato, l'ADRA. E poi la libertà religiosa. Io mi ricordo quando il fondatore del Dipartimento della Libertà Religiosa, il dottor Nussbaum, era un oratore straordinario, incantevole, parlava un francese perfetto, fu lui a organizzare, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, il Dipartimento della Libertà Religiosa. Questo Dipartimento della Libertà Religiosa oggi è diventato un punto di riferimento per tutto il mondo protestante e anche un pochino di quello cattolico. Gli avventisti valorizzano l'individuo, non soltanto dicendogli non mangiare questo, non bere quell'altro, non soltanto perché insegnano la vera istruzione che si interessa dell'uomo completo. La Chiesa avventista rispetta le convinzioni altrui. E qui tocchiamo un po' un tasto dolente, perché anche noi avventisti soffriamo di quella piaga di cui soffrono un po' tutti, che è quella dell'intolleranza. E a un certo momento rischiamo di sostituire al termine evangelizzare il termine proselitismo, cioè conquistare dei membri alla propria organizzazione. Noi dobbiamo fare il bene perché il bene, non perché l'altro si iscriva alla Chiesa avventista. Mi ricordo una frase citata dal vecchio professore Tiesch, l'autore del libro Vivere, che dopo tanti anni si legge ancora, sono quasi 100 anni. Allora si raccontava che c'erano 3 bambini che si facevano le confidenze e uno diceva all'altro: io faccio il bene perché mio padre mi dà un Luigi d'oro, una moneta d'oro. Il secondo diceva: io faccio il bene perché la mamma mi dà un bacio. Il terzo dice: io sono orfano, faccio il bene perché è il bene. Tra le libertà fondamentali dell'individuo, la Chiesa avventista ritiene che la libertà religiosa sia la più importante, perché non riguarda soltanto le relazioni degli uomini tra di loro,
ma anche la loro relazione con Dio. E queste quattro colonne sostengono la parte teologica insieme agli altri dipartimenti, la parte teologica seria della Chiesa avventista. Ma è tempo che noi diciamo due parole per concludere sul testo che abbiamo scelto e nel quale noi ci identifichiamo, Apocalisse capitolo 14, versetto 6 e versetto 7, poi un altro angelo che volava in mezzo al cielo, recante il Vangelo eterno per annunziarle a quelli che abitano sulla terra, a ogni nazione, tribù, lingua e popolo, diceva con gran voce: temete Dio e dategli gloria, perché è giunta l'ora del suo giudizio. Adorate colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e le fonti delle acque. Fratelli e sorelle, noi vediamo in questo testo e nell'opera che il Signore ci aiuta a compiere come Chiesa del Rimanente, vediamo l'attualità e l'universalità del movimento avventista. La proclamazione dell'imminente giudizio, del ritorno di Cristo e il ritorno all'adorazione di Dio Creatore è la migliore risposta all'arroganza dell'evoluzionismo accettato supinamente da buona parte della cristianità, che invece di credere alla parola di Dio, la Sacra Scrittura, crede alle conclusioni, cioè alle parole degli uomini. Non si può credere al miracolo perché la scienza non prevede miracoli e via dicendo. Il testo dice: l'ora del giudizio è venuta, siamo arrivati alla fine del rotolo mondo, siamo arrivati alla fine dell'età presente. Il giudizio deve incontrare l'uomo, o l'uomo, per meglio dire, deve incontrare il giudizio. Di qui l'invito a adorare il Signore e Dio, non adorare gli uomini, a temere Dio, non a temere gli uomini. Oggi vi sono uomini e donne che frequentano le chiese cristiane che sono come una palla al piede del cristianesimo, perché temono i giudizi degli uomini. Chi si sarà vergognato di me? Dice Gesù, anch'io mi vergognerò di lui davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Vergognarci di che cosa? Di credere alla parola. Ma scherziamo! L'Apostolo Paolo diceva: io non mi vergogno dell'Evangelo di Cristo. È il tempo di vergognarci, ma è il tempo di gloriarci dell'Evangelo di Cristo. Il ritorno all'adorazione di Dio Creatore è il ritorno alla sua legge, che fa della Chiesa avventista una Chiesa con un messaggio profetico, sull'esempio di quello di Elia e di Giovanni Battista, che vivevano l'uno in un tempo di idolatria e di apostasia, l'altro in un tempo di apostasia e di debolezza, in cui era caduto il popolo di Israele che crocifisse poi il suo Dio. Quindi il messaggio avventista, in mezzo a questa canea di organizzazioni religiose che rifiutano l'autorità di Dio, rifiutano l'autorità della sua parola, non credono in questo, non credono in quell'altro, la Chiesa avventista ribadisce e dice: io credo e non mi vergogno. Non siamo forse in questo un popolo profetico? Sulle orme di Elia e di Giovanni Battista? Lo siamo, però, fratelli e sorelle, non dobbiamo dimenticare che la Chiesa del Rimanente, che osserva i comandamenti di Dio e la fede di Gesù, è un punto, ha un tempo di riferimento in questo oceano della quasi totalità
apostata, ma un punto di rottura anche, perché l'Evangelo è sempre scandalo e pazzia. E io vorrei, fratelli e sorelle, proporre un cambiamento di termini, perché anche la teologia è stata invasa dalla politica, da queste etichettature fasulle, personalissime, a volte ridicole, perdonatemi, etichettature abusive. Si dice quel cristiano è di centro, non perché abiti nel centro della città, perché è un cristiano equilibrato. L'altro è di destra, perché è conservatore, e anche questo destra e conservatore prende a prestito i termini della politica. L'altro è un liberale, vuol dire che non crede a niente o quasi. Perché? Ma spazziamo via queste etichettature. Nell'Antico e nel Nuovo Testamento non esistevano questi termini. Esistevano quelli che credevano e quelli che non credevano. Io sostituirei i termini fondamentalismo e letteralismo, intese come forme teologiche superate. Non lo sono per niente. Se noi per fondamentalismo, letteralismo, intendiamo qualcuno che accetta in toto la Bibbia senza discuterla, sono forme superate per niente. Siete voi che definite questi fondamentalisti e letteralisti per dire sono cavernicoli della teologia. Sono degli spermologos, come chiamarono gli ateniesi l'Apostolo Paolo, cioè l'equivalente moderno di barbone, di poveraccio chiacchierone. Ma che cosa vuole questo spermologos? Mo sta annunciando degli dei stranieri, loro che invece erano il fior fiore, la crema della filosofia, poveretti. E l'Apostolo Paolo fece questo discorso straordinario, che ogni qualvolta lo leggo mi sento rinvigorire nella fede. Un uomo che aveva il coraggio di dire pane, pane, vino al vino, di dire le cose come stavano, anche se era ridicolizzato. Ma che mi interessa a me? Hai paura di essere ridicolizzato? Ma perché fai il missionario? Hai paura di fare brutta figura? Ma perché fai il pastore? Ma vai a coltivare i cavoli, a zappare le vigne, a ferrare i cavalli, ma non fare il pastore, non fare il teologo. Vattene, perché sei un ostacolo alla Chiesa di Dio. Io proporrei di sostituire questi termini fasulli con altri termini biblici, fra l'altro più comprensibili, perché qui a forza di sentire parlare di fondamentalisti e integralisti finiamo per essere assimilati ai terroristi arabi. È vero o no? Io invece di questi termini, che a me non sono mai piaciuti, li sostituirei con questi qua. Ascolto della parola, messa in pratica della parola, fede, ubbidienza, coerenza, rispetto di Dio e della sua volontà. Questi sono termini biblici. Quelli che andavano a finire nelle gole dei leoni non è che facessero tanta distinzione: letteralismo, fondamentalismo, razionalismo. Quelli facevano sul serio, non scherzavano e non si vergognavano, come tanti cristiani si vergognano oggi. Oh, che Dio ci aiuti a non vergognarci, come avventisti del settimo giorno. Ma dirò, fratelli, e concludo, non si può essere latori di un messaggio serio, biblico, totale, come siamo noi avventisti del settimo giorno, senza incorrere nelle ire del diavolo, eh? Il diavolo teme una cosa, teme la parola di Dio e teme quelli che lo osservano. E qui sta scritto, capitolo 12 di Apocalisse, versetto 17, allora il dragone si infuriò contro la donna e andò a fare guerra a quelli che restano
della discendenza di lei che osservano i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù. Dalla volta prossima in poi, a Dio piacendo, noi cominceremo a studiare i pericoli che deve fronteggiare questo movimento avventista unico nel suo genere, ma oggetto dell'ira di Satana, oggetto della cura di Dio, però oggetto dell'ira di Satana. Quali saranno le direttive che seguirà il diavolo per fare guerra al rimanente? Tutte e due, come nel passato. Userà la persecuzione, però prima della persecuzione cercherà di dividere il movimento avventista, perché un corpo diviso non può sussistere. Però noi sappiamo che questo non accadrà, cioè non accadrà nel senso che il diavolo non vincerà, perché il popolo di Dio rimarrà tale fino alla fine. Ma fratelli e sorelle, come in ogni guerra avremo delle perdite, delle gravi perdite. Non si combattono le battaglie dell'Eterno alla leggera, senza soffrire. E la storia della Chiesa ci dice quali siano state le perdite passate. Uomini e donne perseguitati, bruciati, buttati in un carcere senza diritti civili, politici, la parte migliore dell'umanità, che non andava lì a chiedersi se l'Apocalisse o Daniele fossero letterali, spirituali. Credevano e non si vergognavano di dirlo. E noi, fratelli e sorelle, appartenente, e siamo una piccola comunità, ma siamo parte di questo enorme complesso mondiale che predica dappertutto, dal polo nord al polo sud, in tutti i 5 continenti. Siamo fieri di appartenere a questo popolo o ci vergogniamo anche noi un pochino? Se noi ci vergogniamo, scusate il bisticcio di parole, dovremmo vergognarci, e che Dio abbia misericordia di noi, ma non è il tempo di vergognarci, è il tempo di dire: Signore, ti ringrazio che mi hai chiamato a fare parte di questo valoroso movimento che introdurrà gli uomini e le donne di buona volontà nella nuova terra. Che Dio ci benedica e ci aiuti. È la mia preghiera. Amen.